40 giorni dopo essere risorto, Gesù completò la sua missione terrena, impartendo agli apostoli l'incarico di edificare il regno di Dio nel mondo. Prima di ascendere al cielo, dove lo attendeva suo padre, impartì la sua benedizione alla madre amata, agli apostoli e ai discepoli, salutandoli per l'ultima volta. A quel punto una nube lo coprì alla loro vista. Durante la sua ascensione fu accompagnato da una moltitudine di spiriti, i primi redenti che aveva liberato dal limbo. Incontrò le gerarchie angeliche che accolsero il Salvatore con grande esultanza. Accanto al Padre, tutto il cielo intonava un inno magnifico di lode, simile a quello descritto da Giovanni nell'Apocalisse. L'agnello immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e lode. Entrando in cielo, Gesù assunse il pieno possesso della sua gloria celestiale. Durante la sua vita terrena, pur godendo sempre della visione divina, solo durante la trasfigurazione manifestò pienamente la gloria della sua umanità. L'ascensione di Gesù è un evento cardine nella fede cristiana, che dà significato e speranza ai credenti. Mette in evidenza la divinità di Gesù, la sua vittoria sulla morte e l'importanza della sua missione salvifica. Inoltre, pone le basi per l'azione e la missione della Chiesa, la fiducia nella presenza dello Spirito Santo e l'attesa della futura venuta di Cristo. Ora preghiamo. Gesù, ti rendo omaggio nella festa della tua ascensione al cielo. Mi rallegro con tutto il cuore per la gloria nella quale sei entrato, per regnare come Signore del cielo e della terra. Quando la lotta di questo mondo sarà finita, dammi la grazia di condividere in cielo la gioia della tua vittoria per tutta l'eternità. Caro Gesù, ti ringraziamo e ti lodiamo per il mistero della tua ascensione al cielo. Ti chiediamo, caro Signore, di essere sempre con noi. E proprio in questa domenica che cerco il silenzio interiore per vedere Gesù che sale verso l'alto e medito le sue ultime parole. Sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Per questo ti imploro, caro mio Gesù, aiutami a ripulire la mia mente dai miei pensieri che mi impediscono di concentrarmi su di te. Conserva in me, Signore, l'atmosfera di fede per stare con te in pace, silenzio e solitudine per alcuni momenti al giorno e per contemplarti in cielo. Da lì trarrò forza per questa vita. Tu sei apparso ai tuoi apostoli e agli altri discepoli dopo essere risorto dai morti. Li hai istruiti in molte cose mentre li preparavi a guidare la tua Chiesa negli anni a venire. Tu hai dato loro la buona notizia della venuta dello Spirito Santo, dicendo loro che lo Spirito Santo sarebbe sceso su di loro dopo la tua ascensione al cielo.
Aiutaci a rimanere sempre vicini a te. E oggi ti chiediamo, in modo particolare, di aiutare noi e tutti gli uomini a crescere nella santa gioia. Aiutaci a dedicare la nostra vita ogni giorno più pienamente a te. Dacci la grazia di rimanere nella tua gloria fino all'ultimo respiro. Tu che siedi alla destra di Dio, ascolta le nostre suppliche e porgi la tua mano a tutti coloro che cercano la tua grazia. Concedici le benedizioni che desideriamo ardentemente, affinché possiamo riflettere la tua luce e il tuo amore nel mondo. Concedici il coraggio di superare ogni difficoltà e la grazia di ottenere grandi benedizioni per la tua maggior gloria e il bene di tutte le anime. Santa Madre Maria, che hai vissuto l'ascensione di tuo Figlio con fede incrollabile, unisciti a noi in preghiera. Insegna a noi, come hai insegnato agli Apostoli, a pregare con perseveranza, attendendo con fiducia lo Spirito Santo promesso. Per Cristo nostro Signore. Amen.